Bentrovati cari amici, io sono Douglas Mortimer. In questa puntata torniamo a parlare di distillati, in particolare di grappe. E che grappe? Perché parliamo degli infusi naturali Lones. Un nome, Lones, che ormai avete imparato a conoscere, chi mi segue sicuramente già lo conosce, lo sapete, sono grappe aromatizzate, ma non le stucchevoli grappe aromatizzate industriali che spesso possiamo trovare ai supermercati. Sono grappe, ne ho già parlato in altre due puntate, molto particolari e questa di cui vi parlerò in questa puntata è probabilmente quella più particolare, sicuramente la più originale della sua gamma, della gamma delle Lones, perché è l'unica grappa al lupino di Anterivo. Il lupino di Anterivo è una varietà autoctona proprio di questa località, Anterivo, in Alto Adige, al confine con il Trentino, che cresce esclusivamente lì, in un terreno dove evidentemente si crea qualche simbiosi particolare, non riesce a crescere altrove. Il lupino di Anterivo tostato, con il quale si fa il cosiddetto caffè di Anterivo, in realtà ovviamente non è un caffè, ebbene è stato utilizzato per la prima volta anche per aromatizzare una grappa. L'idea nasce ovviamente da Massimo Donei. Quello che esce fuori è una grappa veramente molto particolare, molto complessa, è l'unica grappa nella sua gamma ad essere considerata una grappa da meditazione, quindi non da fine pasto. Andiamo ad aprirla insieme, quindi a degustarla. La confezione, come per tutte le altre, è la solita con il logo Lones, laboratorio artigianale infusi naturali delle Dolomiti. Qui sopra troviamo l'adesivo, l'etichetta che ci specifica di che tipo di infuso si tratta, e qui al lato troviamo lo stemma della magnifica comunità di Fiemme. Ricordiamo, provengono dalla Val di Fiemme queste grappe. Andiamo a aprire la confezione, all'interno troviamo la bottiglia, oltre alla bottiglia ovviamente c'è sempre il nostro Deplian bilingue in italiano che ci descrive l'azienda, ci descrive la filosofia e soprattutto ci fa vedere il catalogo, la gamma completa di queste grappe. A questo punto andiamo ad aprire, uso il mio coltellino pattada, andiamo ad aprire questa grappa così poi ce la versiamo. Anche in questo caso vi ricordo, abbiamo la bottiglia antigoccia. Andiamo a versare, guardate il colore così, infatti si vede ovviamente anche da, già dalla bottiglia, il colore così scuro di questa grappa, un colore marrone scuro, proprio un mogano molto scuro, molto concentrato. Andiamo a sentire gli aromi. È una cosa stranissima, veramente. Proprio anche dal profilo olfattivo, una delle grappe, una delle infusi più strani, più originali, ma anche più intriganti che abbia mai provato. È molto diversa dalle altre grappe di questo laboratorio, perché gli aromi sono aromi tostati, aromi che richiamano tantissimo la torrefazione, in effetti. Si sente tanto il caffè, si sente l'orzo, si sente il legno, anche se ovviamente queste grappe non fanno legno, proprio per darvi l'idea delle sensazioni aromatiche che si percepiscono. Si sente un po' la cioccolata, si sente tantissimo la nocciola si sente tantissimo proprio anche all'olfatto, sembra di annusare un cremino di cioccolata, per darvi l'idea. Ecco, una cosa veramente molto molto particolare. Andiamo a sentire in bocca come si presenta, come si mostra. In bocca si vanno a confermare veramente già le sensazioni che si preannunciano un po' aromaticamente. È molto intensa,
molto densa, molto avvolgente, proprio in bocca, molto piena, e si sentano, si vanno confermando tutte quelle sensazioni che già abbiamo avvertito aromaticamente. Si sente il caffè, si sente la torrefazione, si sente la nocciola, e la nocciola si sente veramente tantissimo. È probabilmente la componente più predominante in questa grappa, ma non soltanto la nocciola, si avverte ovviamente anche il cioccolato. Ecco, c'è molta coerenza tra il profilo aromatico e ciò che sentiamo in bocca, quindi il gusto, i sapori. Questa, tra l'altro, è una grappa che secondo me si presta bene a, ovviamente non da fine pasto, concordo con l'intuizione di Massimo nel definirla da meditazione, cioè da momento di rilassamento, da focalizzarsi proprio sul degustare questa grappa. Non è da fine pasto, ma se vogliamo si può secondo me abbinare bene ad un sigaro in particolare, un sigaro di tradizione toscana, un sigaro Kentucky, dove il connubio tra dolcezza ma anche quei richiami di torrefazione, di nocciola, si rincontrano nei sapori, no, così importanti del Kentucky, che vanno quindi in qualche modo a fondersi. Secondo me potrebbe essere un abbinamento veramente molto molto interessante. Bene, prima di concludere vi ricordo che per degustare correttamente le grappe procuratevi questo tipo di bicchieri a calice. In descrizione trovate il link per acquistare questi bicchieri. La differenza rispetto a quelli vecchi, tradizionali, è veramente importante, datemi retta. Bene, con questo è tutto. Per chi ha provato questa grappa, per chi me ne vuole consigliare altre, ovviamente commentate negli spazi appositi qui sotto. Io vi ringrazio tanto per avermi seguito, per avermi tenuto compagnia, continuate a farlo nelle prossime puntate. Ciao, a presto!